Buonasera a tutti, nuova live qui con ospite sul canale. È un ospite che è già venuto sul canale, quindi diciamo che è un ritorno apprezzatissimo. Ringrazio Ezio Sinigaglia di essere qui stasera con noi. Grazie a te, buonasera. Allora, è passato più o meno un anno, no, forse un po' meno perché era maggio, dalla nostra chiacchierata, la nostra precedente chiacchierata sull'imitazione del vero, che era il tuo precedente romanzo uscito l'anno scorso. Chi non ha visto la diretta per sentire, diciamo, tutta la storia di Ezio, abbiamo raccontato proprio anche il rapporto anche col suo esordio, che era uscito negli anni Ottanta, poi ripubblicato. Tutta la storia editoriale di Ezio l'abbiamo raccontata l'altra volta. Mi raccomando, Pantarei, romanzo che io adoro, lo ripeto sempre. E quindi tutta la storia su Ezio, se non la sapete, se non la conoscete, andatevi a recuperare la nostra chiacchierata precedente, la trovate sul canale e va vista assolutamente, merita per quello che dice Ezio sempre. E invece stasera parliamo del nuovo romanzo di Ezio che è uscito in questi giorni, quindi è freschissimo di stampa, come dicevamo nel fuori onda, ed è 50-50, Varum e le avventure con erotiche. Ed è sempre pubblicato da Terra Rossa, ovviamente, ed è un romanzo già particolare dal punto di vista della struttura, da quello che è, perché è la prima parte di un romanzo diviso in due. Come già fa capire il titolo, 50-50, poi c'è tutto un gioco di rimandi, come sempre nei romanzi di Ezio, sui nomi, sui significati, i doppi sensi in questo senso. E allora, da tempo che ti arrivano, ovviamente saluto tutti in chat. Ricordo sempre che se avete domande, se avete dei commenti da fare, se avete qualsiasi cosa da dire, scrivetelo in chat. Io poi lo metto a schermo così dialoghiamo insieme. Piccolo cappello introduttivo perché il libro è nuovo, non ne ho ancora parlato sul canale e quindi di che cosa parla in sostanza questo libro. Allora, siamo a Milano negli anni Ottanta, questa mondanità milanese, che però diciamo, vabbè, poi ne parliamo dell'ambientazione perché un po' per volta, non buttiamo troppi temi. È una storia d'amore, sì. Abbiamo una voce narrante che è Aram, che è il cognome della voce narrante Aram, noi non sappiamo il nome di battesimo del narratore, che è un uomo maturo, è un uomo che ha passato la sua vita in maniera, ha trascorso la sua vita in maniera abbastanza libertina dal punto di vista sessuale delle sue relazioni, e si innamora di un ragazzo più giovane, Fifi, o almeno che lui chiama Fifi, perché... E questo è uno dei primi temi che toccheremo, perché tutta la questione dei soprannomi e dei nomi in questo romanzo è fondamentale da un punto di vista narrativo. Diciamo il problema da questo punto di vista è che questo giovane Fifi non si concede ad Aram e inizia una sorta di avvicinamento-allontanamento, una relazione fatta di, diciamo, tentativi di avvicinarsi e poi di forti, di bruschi allontanamenti, anche un corteggiamento allungato in qualche modo, cioè un esasperato, però in realtà una vera e propria relazione, una relazione in cui la componente sessuale gioca un ruolo di dinamica di potere che poi fa, diciamo, porta prima l'uno e poi l'altro in due ruoli diversi. Ma va bene. La prima domanda che volevo farti per introdurre una delle varie tematiche di cui parla 50-50 è quella appunto dei nomi e dei soprannomi, perché la prima cosa che troviamo nel volume, aprendolo, è la lista dei personaggi. Però è una lista dei personaggi non tanto finalizzata a ricordare i personaggi perché sono troppi, in realtà no, non sono tanti i personaggi, ma i vari nomi dei personaggi e soprattutto i soprannomi. In questo romanzo i personaggi vengono chiamati in un modo in base a chi si riferisce a loro.
E anche in base al momento storico, in base agli aneddoti che accadono, alle azioni che compiono, e quindi un personaggio in un momento del romanzo può chiamarsi in un modo, poi succede qualcos'altro e si chiamerà in un altro modo proprio per quella cosa che è successa. Quindi la prima cosa che volevo chiederti è il concetto di soprannome da un punto di vista narrativo, quindi il ruolo che tu hai dato ai soprannomi, quanto secondo te è importante in questo libro, ma in generale in letteratura, no? Il soprannome, il fatto che un personaggio abbia più nomi e quei nomi vadano a rispecchiare un tratto del suo carattere o qualcosa che ha fatto, insomma, qual è anche un po' il tuo rapporto con i soprannomi? Il fatto di chiamare praticamente tutti i personaggi con un soprannome come minimo, a volte anche più di uno, è un'esclusiva di questo romanzo, non l'ho mai utilizzato altrove, se non qualche soprannome così occasionale, sparso qua e là. Quindi è molto legato, io lo vedo molto legato alla personalità del narratore, che è lui l'autore di questi soprannomi. Poi, dopo l'incontro con Fifì, il quale ha a sua volta una certa tendenza a dare soprannomi, come dimostra il fatto che dalla stessa serie in cui si conoscono, dal soprannome di Fifì a Fifì e Fifì dal soprannome di Varum ad Aram. E quindi poi ci sono alcuni soprannomi che nel presente narrativo, che è una giornata, anzi, poche ore dura questo presente narrativo, 5, 6 nel primo volume e altrettante saranno nella seconda parte, si svolge in Versilia, in una villa posseduta da uno dei personaggi che si chiama Stocchi, grande musicista. Stocchi è un soprannome che viene da Stockhausen. Quindi danno insieme alcuni soprannomi, almeno tre personaggi o quattro. Questi soprannomi variano nel tempo. Per esempio, Stocchi, di cui si è parlato prima, inizialmente si chiamava Leo quando si sono conosciuti 20 anni fa. Poi si è chiamato Stocchi, il che probabilmente deriva dal fatto che è un compositore e a un certo punto della sua evoluzione ha incominciato a scrivere musica elettroacustica, cosa che Aram apprezza fino a un certo punto, gli piace, però lo trova anche un po' ripetitivo. E mentre nel presente narrativo si chiama, è un soprannome definito stagionale, soprannome stagionale di Merlot, perché per via di un acquisto di vino molto infelice che ha fatto prima della partenza. Ecco, quindi questo è molto legato alla personalità di Aram, che è un uomo molto capace di amare, però anche molto orgoglioso della sua unicità. E quindi gli piace che ribattezzare tutte le persone che incontra che hanno qualche importanza nella sua vita, sia quelle alle quali vuol bene, sia le altre che disprezza, in modo che abbiano qualcosa di suo, ecco, che le caratterizzi qualcosa di suo proprio, che restino legate a lui già attraverso il nome. Penso che questa sia una possibile interpretazione discreta del fenomeno. No, è molto interessante perché dicevo prima, adesso fuori live, che nei suoi romanzi trovo spesso degli espedienti narrativi molto funzionali al racconto, ma anche molto funzionali a tirare dentro alla storia il lettore. Infatti, allora, nel Pantarei ce n'erano tantissimi, perché è un romanzo veramente folle, che cambia la prosa
quasi costantemente. Però, per esempio, in Eclissi, che trovate pubblicato da Nutrimenti, c'era un gioco molto interessante nella dinamica tra i due personaggi, perché uno parlava all'altro nella lingua dell'altro, un po', diciamo, maccheronica, quindi un inglese maccheronico e un italiano un po' arrancato, e questo creava, era un espediente di commedia, e poi dava la possibilità del dialogo, quindi della caratterizzazione tra i due personaggi. Nell'imitazione del vero c'era questa lingua boccaccesca che comunque ti portava dentro anche solo per la curiosità di leggerla. Qui, secondo me, la prima cosa che almeno a me ha portato dentro è stata proprio questa, questo meccanismo dei soprannomi, perché all'inizio è proprio divertente, o almeno io l'ho trovato molto divertente, leggere questo narratore che... infatti, quando ho visto la lista dei personaggi, ho detto, aspetta, allora adesso mi devo ricordare tutti questi soprannomi. No, perché il narratore poi li... per andare eventualmente a consultare quando salta fuori un nome che non si ricorda più a chi appartenga. Esattamente, però il narratore lo ripete perfettamente, ed è anche un espediente, cioè è proprio nel meccanismo narrativo il ripeterlo. Perché funziona come umorismo, ecco, l'umorismo è un tuo tratto distintivo nella scrittura, perché comunque sì, c'è sempre. E anche in questo sottotitolo si capisce subito il tuo umorismo, perché cioè, la parola con erotiche, le avventure con erotiche, che io appena l'ho visto ho detto, le avventure con... cosa sono le avventure con erotiche? Poi quando leggi il romanzo capisci che le avventure con erotiche sono un weekend al Conero, una settimana al Conero, che loro, una loro settimana amorosa al Conero. Campeggio al Conero, sì. Che diventa quasi un, non so come dire, un segnatempo, no? È un evento che viene raccontato prima da una prospettiva, poi dall'altra, comunque ritorna ciclicamente. Questi sono gli espedienti di umorismo che tu usi molto. L'umorismo riesce anche a... adesso, ti dà la possibilità di raccontare sfumature dei rapporti umani diverse da un tono invece un po' più... che si prende un po' troppo sul serio, un po' più sul serio. Sì, l'umorismo ha questo di bello, che si può raccontare qualsiasi cosa, anche la più patetica, la più tragica, senza mai essere grevi, ecco, ma è anche la più volgare, diciamo, anche la cosa più volgare con l'umorismo diventa gradevole, perché ti fa sorridere, insomma. Quindi l'umorismo è sempre una grandissima risorsa. Quando non è umorismo, è ironia, ecco, che è un po' il primo stadio per arrivare, anche se in questo romanzo c'è proprio anche qua e là della vera e propria comicità, non solo ironia. Ecco, quanto alle invenzioni narrative, sì, sicuramente, adesso per fare un esempio, partendo dal titolo, in realtà l'idea narrativa non consiste nel chiamare con erotica questa vacanza passata al Conero, ma consiste nel fatto di aver inventato un lavoro che Fifi, il quale fa il copywriter, viene affidato, lui è un copywriter freelance che prende quello che capita dalle varie agenzie in cui bazzica, e quindi gli danno dei lavori che considerano un po' inferiori, non le grandi campagne pubblicitarie, quindi gli danno da fare questo dépliant commissionato dal comune di Numana, che è uno dei due o tre comuni del Conero, per lanciare una campagna pubblicitaria sul Conero. Bisogna pensare che siamo negli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi il Conero non è ancora un luogo turistico così conosciuto come è oggi, e diventa conosciuto anche grazie a questa campagna di Fifi. Allora lui si fa aiutare naturalmente da Ram per fare questa cosa, non tanto perché non si è in grado di fare da solo, ma perché si diverte di più e sa che poi vengono fuori anche delle idee più brillanti. E quindi creano questo folder, come lo chiama
Fifi, mentre Aram lo chiama De Plian, che di, non so, mi sembra 12 facciate o 6 facciate, però divise ciascuna in due, quindi sono 12 immagini e 12 quelli che si chiamerebbero headline o slogan, e che invece Aram definisce aforismi. E uno di questi aforismi, che viene poi a galla un po' più tardi degli altri, è, fa riferimento alle notti con erotiche. Che, ecco, quindi questo è il punto di partenza, come poi loro vanno a passare vacanza lì, perché a Fifi viene concessa la cittadinanza onoraria, pertanto ha avuto successo il suo folder, e la cittadinanza onoraria del community umana, e subito dopo passano una settimana di vacanza insieme, che è finita vacanza con erotica, quindi avventure con erotica, campeggio con erotico, le notti con erotiche, eccetera. Cioè, un po' il mestiere e l'abilità è quella di trasformare un'idea narrativa che magari è piccola proprio di per sé, visto che fa il copywriter, è abbastanza naturale che gli capiti un lavoro come questo, non c'è nessuna forzatura, e trasformarla in una specie di tormentone, cioè in un filo conduttore, se vogliamo chiamarlo così, ulteriore, uno dei tanti dai quali il lettore può divertirsi a seguire, ecco. Vero, vero, no, ma anche mentre lo racconti, nel senso anche questa cosa che lui lo chiama in un modo, invece quell'altro lo chiama in quell'altro, cioè questo è un meccanismo che io ho trovato brillantissimo, proprio di commedia brillante, che però, cioè, nella sua semplicità è molto funzionale, perché cioè, tu racconti due personaggi ed è giusto che tu racconti che la stessa cosa per uno è in un modo e per l'altro è completamente diversa. Sì, beh, perché anche questi sono poi naturalmente degli elementi che servono a caratterizzare i personaggi senza caratterizzarli in modo esplicito, no? Come il dialogo è sempre, il parlato è sempre la via principale, sì, per caratterizzare i personaggi, ma anche queste piccole cose sono utili a dare una personalità a questo personaggio, diciamo, così come oggi viene trattato dalla maggior parte degli scrittori, come ha incominciato ad essere trattato anche per ragioni funzionali nella fase iniziale dell'evoluzione del romanzo poliziesco, è privo di spessore, no? Ecco, è proprio una figurina, che sembra ritagliata nella carta. Invece a me piace che il personaggio sia riconoscibile, che abbia una sua forza, perché a me piacciono i personaggi così quando leggo, e penso che anche al lettore dei miei libri debba piacere di più un personaggio così che non uno piatto. Facevi riferimento, esatto, riferimento al dialogo, e infatti questo è un romanzo in cui usi il dialogo in maniera molto strana, perché, o almeno io l'ho trovata particolare, perché, come dicevi prima, c'è pochissimo presente e ci sono tanti passati di diversa lontananza, diciamo, dal presente. E non c'è, o almeno non c'è mai, a memoria, il dialogo, virgolette, discorso diretto. Ma il dialogo è sempre all'interno del paragrafo e della narrazione, perché spesso il paragrafo è proprio un ricordo e spesso alla chiusura del paragrafo poi si attacca un altro ricordo, e quindi il paragrafo è all'interno del narrato. Sì, perché il narrato è un immenso monologo interiore, chiamiamolo, sì, così, anche del narratore. E quindi ci sono anche alcune scelte grafiche che non avevo mai fatto prima. Per esempio, non esiste l'uso del corsivo, non ci sono virgolette, non c'è nessun segno
inizio fine dei dialoghi. I dialoghi sono scritti nello stesso carattere in cui è scritto il resto, senza nessuna separazione di virgolettato o di trattini. E quindi sono organizzati in un modo, o si va a capo ogni volta che cambia il parlante, oppure se il dialogo è raccolto in un unico capoverso, come a volte succede, sono separati dai punti. Sì. Un punto vuol dire che dopo parla un altro. Ma io ho visto che poi anche rileggendo a distanza di tempo era piuttosto facile seguirli anche scritti in questo modo. Sì, sì, quindi, sì. Perché è tutto dentro la testa di Aram che si svolge la storia, ecco, e quindi anche questo continuo cambiare di tempi, passare da una digressione all'altra, anche all'interno dei ricordi, lo dimostra, insomma, che è un monologo interiore. Giovanni Turi, l'editore, ci dice che infatti la correttrice di Bode, Tiziana Giulice, stava per impazzire. Effettivamente, quando il paragrafo aumenta di volume, è sempre un po' più complicato. Però questo è un qualcosa che puoi fare quando hai un narratore interno, che quindi tutto è raccontato dal suo punto di vista, ed è un'esperienza che funziona, è un'esperienza molto, molto forte. Giuseppe Cinimonti Greco tocca un tema interessante, che è quello dei personaggi femminili. Come mai per i personaggi, poi aggiunge dopo, femminili, tutti quegli omaggi a Virginia Woolf? E effettivamente, allora, non, essendo un romanzo che ha al centro una storia d'amore omosessuale, nonostante questo, il ruolo dei personaggi femminili è molto importante. Ci sono tanti personaggi femminili e, devo dire, anche non tanti, però i personaggi femminili poi cambiano a distanza, in base al periodo della vita di Aram, almeno il ruolo che questi personaggi hanno per lui. Perché ci sono delle personaggi femminili che sono amanti, ci sono dei personaggi femminili che sono guide, materne quasi. Il primo personaggio femminile in ordine cronologico, non nell'ordine in cui appaiono i personaggi nel romanzo, ordine di apparizione, come si diceva una volta. Il primo è la madre, che ha un unico episodio, però ha un ruolo molto importante perché... questo pezzo musicale che lei suona a pianoforte mentre il bambino Aram è supposto dormire, come direbbero un americano, un inglese, e invece è sveglio, perché lui ha questa caratteristica che lo mettono a letto, lui non si addormenta, sta sveglio per un bel po', almeno per un tempo che lui sembra molto lungo, poi magari sono 5 minuti, certo. Ma non lo dice a nessuno che sta sveglio, perché lui, tutti pensano stia dormendo, invece lui è sveglio e vive un'esperienza ascoltando questa musica mentre è a letto sveglio. E questa musica, che è Jardin sous la pluie, che il bambino chiama Jardin sous la pluie, che è anche il titolo di un capitolo, avrà una grande importanza per tutto il corso della sua vita. Insomma, ecco, anche quello è un tormentone che ritorna spessissimo e che ha tutta una serie di significati che ormai il lettore ha capito perché ha letto quel capitolo. Quindi, ecco, il primo personaggio femminile è la madre, e quindi gli insegna una cosa molto importante, che adesso non diremo, se no mi accusano di fare spoiler. E tutte queste donne gli insegnano qualcosa, tanto che lui a un certo punto lo dice: quello che mi piace delle donne è quello che hanno da insegnarmi. E quindi c'è la madre, poi c'è la Beauharnais, che è questa professoressa di storia romana che lui conosce da studentello e che lo mangia. E quindi gli insegna anche a mangiare i ragazzi. E poi c'è la grande Ramsay, che è
il suo faro, chiamata Ramsay appunto per questo, che è la donna della sua vita, anche se poi a un certo punto la lascerà, però resta la donna della sua vita anche dopo. Cioè la Dalloy, che è l'altro appunto soprannome wulfiano, che evidentemente ne viene dato perché in qualche modo richiama la figura della Ramsay, o forse perché è la prima relazione importante con una donna che ha dopo la separazione della Ramsay, non sappiamo bene. E poi ci sono le donne che animano questa vacanza versiliese. Alcune, una dotata di una forte personalità, la giornalista detta Manon. E, sì, ci sono molte donne. Sì, sì, sì. Perché dei soprannomi wulfiani? Beh, a un certo punto lui dice appunto che non è che per meritarsi il soprannome wulfiano bisogna essere fini e disperate. Quindi la ragione è spiegata. Poi come mai questo succeda? Evidentemente Aram è un lettore entusiasta della Wolf. E mentre raccontavi dell'aneddoto iniziale, diciamo, dell'infanzia di Aram, e ovviamente sì, anche nella diretta che ho visto che avete fatto con Daniele Petruccioli, è venuto fuori il nome di Proust, e inevitabilmente, essendo tu anche un grande studioso di Proust, un grande amante di Proust, e è interessante però come ci siano ovviamente delle ispirazioni proustiane, però l'approccio è proprio diverso, perché in lui il tema della memoria è molto travagliato, è molto di andare a cercare il trauma. Qui invece, sempre col tuo umorismo, la memoria è quasi più una medicina, che è un po' un balsamo il ricordo. Sembra quasi che sia per lui importante ricordare quei momenti che sono spesso conditi di questa ironia, indipendentemente che siano dei ricordi positivi o negativi. E quindi è un tema della memoria molto meno conflittuale. Non direi che la differenza sia nel fatto che la memoria è medicamentosa, perché quello lo è anche in Proust, addirittura sì, tutta la sua opera finisce col consacrare la memoria come la sola cosa creativa che valga la pena di conoscere. Però sembra sempre travagliato il suo ricordare, cioè sembra sempre faticoso. I suoi ricordi d'infanzia sono quelli di un bambino, che intendiamoci, anche in quel caso non è lui, è il narratore, però certo avrà dei tratti anche autobiografici. Un'infanzia di un bambino ipersensibile, con un rapporto molto forte di amore per la madre, e che vive quel famoso trauma del bacio mancato della buonanotte. E io qui ho ripreso appunto questo tema del bacio di maman, che però qui non ha nessun tratto particolarmente tragico, anche se ha una sua drammaticità, perché il bambino pensa che la madre non sa che lui starà sveglio, e quindi attraverserà questa esperienza straordinaria, eccitantissima, della solitudine prima del sonno. E quindi dice che la madre si chinava su di lui come se il sonno fosse una madre notturna, e quindi semplicemente per affidarlo a questa madre sostitutiva senza nessuna particolare apprensione, mentre lui la baciava come il marinaio che si imbarca, e quindi
con la voglia di viaggiare, ma anche con la voglia di restare, che è tipica della partenza. La paura di partire, sì. Sì, sì. Tornando ai personaggi femminili, mi dà la possibilità di toccare un tema che secondo me è un tema forte di questo romanzo, che è, io sintetizzerei come fluidità. Perché uso questo termine? Allora, il romanzo è un romanzo in cui i personaggi sono abbastanza fluidi, o comunque almeno i due protagonisti, il protagonista almeno è un personaggio fluido. Il rapporto che ha con la sua sessualità non è un rapporto dogmatico, ma nemmeno un rapporto ostentatamente libertino, diciamo, cioè un qualcosa di cliché, di libertarismo, proprio così. La cosa interessante è che tu questo libro l'hai scritto un po' di tempo fa, cioè non l'hai scritto adesso, ma l'hai scritto, diciamo, un po' di anni fa. E questo è un momento storico in cui si punta a una fluidità, ma si porta dietro a questa fluidità tutta una serie di etichette e sovraetichette che in qualche modo chiudono tutto in compartimenti stagni. Quindi si è passati da magari un periodo negli anni 70 in cui c'era un'apertura totale, a un periodo adesso in cui tutto... diciamo, l'obiettivo sarebbe quello del coronamento di quel sogno, in qualche modo, di quell'obiettivo, ma nella pratica c'è un'iperchiusura, un'iperetichettatura, quindi qualsiasi sfaccettatura è un'etichetta. C'è un'esasperata ricerca dell'identità. Esatto, sì. di avere un nome, di avere un ruolo, di avere un modo di comportarsi. Questa fluidità invece del protagonista, che è molto naturale, non so come dire, cioè non è neanche traumatica per lui, cioè lui è molto più traumatico per lui, diciamo, il capire come ragiona Fifi e il perché fa alcune cose, piuttosto che alcuni problemi, o che per magari anche la mia generazione potrebbero essere problemi, riguardo alla fluidità, riguardo al rapporto con il sesso e come gli altri guardano al sesso. Non è problematizzato invece questa cosa, questa mi ha colpito molto per la semplicità con cui l'hai raccontata. Sì, in effetti sono due epoche diverse. Nella nostra epoca, quando ero adolescente io, o anche giovane, insomma, fino ai 30 anni e anche oltre, per la verità, la libertà che c'è adesso non c'era. Adesso poi si dice, cioè, la legge contro l'omofobia, però a me fa un po' sorridere che tutti la vogliono, però ancora 20 anni fa c'era gente che sicuramente ancora viva oggi, che scriveva sui giornali degli articoli di un'omofobia viscerale. E chissà dove saranno finiti questi, non credo che siano tutti morti, puniti dal folgore di Zeus. E quindi non credo poi tanto in questo ravvedimento universale. Ma al di là di quello, noi avevamo meno libertà, addirittura quando ero adolescente, va bene che ero anche un ragazzo particolarmente timido e riservato, però insomma, parlare di un problema come quello era semplicemente pazzesco. Quando ci si decideva a farlo, ci si rendeva conto che si creava un incidente di proporzioni gigantesche, come il naufragio del Titanic, ecco, una cosa di questo genere. In compenso, c'era, quando si scopriva, insomma, la propria versatilità, c'era dapprima una sorta di stupore che anche Aram condivide. Dice che c'è stato un periodo in cui lui si guardava nello specchio prima di uscire sull'onda di un nuovo mutar di vento, e diceva: ma insomma, decidi o no, da che parte stai? Però dice, questo era il prodotto dell'educazione che avevo ricevuto. E anche un po' la colpa
proprio degli studi classici, perché mi veniva in mente sempre la condanna senza appello degli ignavi, che proprio per non aver preso posizione, anche se in un altro campo, insomma, vale per tutti i campi, sembrerebbe, non sono degni neanche di entrare nell'inferno, no? Sono messi nell'antinferno. E quindi se, fino a quando capisce e realizza che il suo diritto di scegliere fra persona e persona e non fra sesso e sesso, questa è l'espressione che usa. Ecco, allora diciamo, per noi c'era questo piacere di scoprire l'instabilità anche dell'identità, la sua sempre imperfetta definibilità, insomma, e di viverne questa mobilità in modo piacevole, come sempre il movimento sempre più piacevole della stasi, no? Ecco. Adesso invece c'è più libertà, meno probabilmente meno problemi, sicuramente meno problemi per un adolescente di oggi nel accettare certi impulsi che non sono proprio quelli che la mamma e il papà si aspettano da lui. Però in compenso c'è una ricerca esasperata dell'identità. Ecco, quello che per esempio mi colpisce è questa sigla LGBT che continua ad allungarsi, no? Perché c'è questa identità, sì, invece di riunirsi in una sola cosa, libertà sessuale, si moltiplicano e diventa una sigla che prima era di 3 lettere, adesso è di 7-8, perché ognuno vuole essere riconosciuto in quella sua specialissima identità sessuale che non è uguale a nessun'altra. Vabbè, può attraversare tutte queste identità senza per questo doverle vivere definitivamente, no? Insomma, questo è un po' il mio punto di vista, ma è soprattutto il punto di vista di Aram, che è molto più anche nella giovinezza, molto più spigliato di quanto non sia stato io. Ecco. Ha dei tratti autobiografici, però gli ho dato una personalità che si sviluppa molto prima, molto più precocemente. Giuseppe dice, ci sono, su quello che ho detto io, dice che ci sono ancora zone di pensiero oggi che, partendo dal non binarismo, cercano di arrivare a un'etica e un'estetica della non fluidità totale. Ma sicuramente allora ci sono. Siamo anche in un'epoca abbastanza esasperata, in cui i toni spesso si esasperano sia da una parte che dall'altra, questo sicuramente. Però devo dire che leggere questo tipo di, cioè in una narrazione, questo tipo di semplicità è un qualcosa che a mio avviso poteva arrivare solo, cioè solo da te, perché se lo scriveva qualcuno adesso, forse sarebbe stato troppo condizionato da questa iper, o sarebbe sentito in dovere di utilizzare un'etichettatura. Invece Giovanni Turi ci dice, ti chiede, però quando 50-50 è stato scritto c'erano anche i romanzi di Hubert Selby Jr., Aldo Busi e Pier Vittorio Tondelli. Questo ha reso più libera la tua penna? Ti sei confrontato con le loro opere? Ma diciamo, quando ho scritto il Pantarei, che era già un romanzo con un protagonista apertamente bisessuale, c'era ancora ben poco di tutto questo. Naturalmente c'erano dei romanzi in cui il problema dell'omosessualità veniva affrontato, questo sì, fin dall'inizio del secolo, del Novecento, prima molto poco. Per cui per me poi è stata un'evoluzione che ha seguito anche l'evoluzione della mia vita, però insomma gli elementi fondanti
del personaggio di Aram, da questo punto di vista del comportamento erotico, ci sono già nel personaggio di Stern, insomma, sono abbastanza riconoscibili. Aram è più maturo, perché è stato scritto da uno scrittore più maturo, non perché sì, ha 35 anni, insomma, esterne a 28, quindi non c'è una grandissima differenza. È più maturo perché appunto sono io che ero più maturo quando ho cominciato a scriverlo o quando ho creato il personaggio. Sono personaggi che hanno molto di me stesso, però hanno anche delle differenze radicali che ne rendono diverso il comportamento, diverso soprattutto le i modi in cui vivono le stesse esperienze che si incontrano nella vita, comunque sono tutte situazioni che io ho vissuto, ma che ho vissuto in modo diverso da Aram. Ecco, non credo di essere stato molto influenzato o che mi si è sentito più libero di scrivere perché incominciava a nascere una letteratura, diciamo, potremmo definire gay, perché comunque ho sempre trovato che il modo in cui io volevo caratterizzare i miei personaggi era differente da quello che vedevo negli altri personaggi letterari che incontravo. Non credo di essere stato molto influenzato, è più un problema di libertà acquisita all'interno di me stesso. Certo. Più che un riferimento letterario, dici più una tua un'evoluzione più personale che non dell'ambiente. Passerei invece al secondo paratesto che ha questo libro, perché il primo, abbiamo detto, è la lista dei nomi, il secondo è il sommario finale. Sì. Il sommario finale in qualche modo sintetizza per eventi il contenuto dei 5 capitoli. E un po' come si faceva con i romanzi del passato, e anche qui con molta ironia, con molto umorismo, come sempre. Quando l'ho letto, ho pensato, mi è venuto in mente, ma questo tipo di sommario, o comunque questo tipo, è un qualcosa che tu hai aggiunto dopo, o può essere... o tu lavori come una struttura di questo tipo e poi no, la sviluppi? Assolutamente, no. Okay. Io sono uno scrittore che, se uno, giudicando da quello che lascio di scritto, sono totalmente privo di metodo. In realtà non è vero, il metodo ce l'ho, però è un metodo che funziona a memoria. L'unico caso in cui ho buttato giù lo schema è stato il Pantarei, perché lì c'era questa necessità di trovare una corrispondenza più o meno paradossale o reale fra la parte saggistica e la parte narrativa. Allora avevo proprio messo giù, quando appena appena ho cominciato a scrivere le prime pagine, una specie di specchietto in cui dicevo l'autore sulla sinistra e sulla destra quello che Stern avrebbe fatto dopo aver scritto di quell'autore. Ma era proprio una cosa elementare che poi ha subito anche qualche modificazione. Altrimenti io non faccio delle vere e proprie scalette, mai. Tengo tutto a mente e preferisco che sia così, perché poi scrivo il romanzo nell'ordine stesso in cui il lettore lo leggerà, e quindi posso utilizzare tutto il materiale che ho già scritto prima, tutte le, per esempio, le invenzioni narrative, come abbiamo parlato prima, narrativo-linguistiche, ecco, per dire l'aggettivo con erotico. Lo posso utilizzare per tutto il corso del libro, perché ormai è stato appreso dal lettore e così via. Tutti i vari, però non è pubblicato.
Però non è premeditata come cosa. Non è, c'è, beh, certo c'è del premeditato, però c'è premeditato una linea, le prime lettere che scrivevo agli amici quando avevo cominciato a scrivere questo romanzo, dicevo, ho trovato un filo, un bello resistente per stenderci tutto il bucato che ho in grande quantità. Ecco, questo filo era ovviamente il rapporto un po' bizzarro fra il narratore e Fifì. Poi in realtà ce ne sono anche altri perché scrivendo nascono tante cose, insomma, non si vuole mai essere troppo insistenti e noiosi. Più invenzioni narrative ci sono e meglio è sia per l'autore che per il lettore. No, l'idea dei sommari è venuta a me. E anche a Giuseppe, che poi l'ha orientata in quel senso, a me è venuta perché ho pensato: beh, certo, se il romanzo viene diviso in due parti, bisogna togliere la numerazione dei capitoli e non chiamarli neanche capitoli, quindi, perché, non so, perché se c'è solo un titolo, da un certo punto c'è questo titolo. Il secondo capitolo è intitolato L'idea con erotica e il secondo genio in casa Freud. Uno trova questo titolo all'inizio della pagina e dice: ah, questo è un altro capitolo, però non c'è scritto che è un capitolo. E allora dico: bisognerà fare un sommario alla fine, perché sennò come si orienta il lettore? E poi forse bisognerebbe anche riassumere il contenuto di ciascun capitolo, però dicevo io, sarebbe bello se fosse appunto capitolo primo, alla vecchia maniera, nel quale si racconta come è fatto Fifì e perché si chiama così, eccetera, eccetera. E invece qua non si può fare perché non c'è capitolo primo, la prospettiva c'è. L'eresia monofifita, che è il titolo del primo capitolo. Allora ho detto, ma così bisognerebbe fare una cosa un po' più articolata. E lui ha detto, hai presente come sono fatti i sommari della recherche? Ah sì, dico, è vero, li ho visti, a volte li ho letti. E lì effettivamente la recherche, molti lettori forse non lo sanno nemmeno. C'è ogni parte, che anche lì non è che ci sia una divisione precisa in capitoli, ogni parte ha un suo sommario, dove lui riprende sinteticamente proprio tutto il contenuto dei vari episodi. Lui però lo fa in modo proprio come un po' come le sintesi che Boccaccio fa delle sue novelle all'inizio di ciascuna, ecco. Cioè non prendendosi in giro, ma lo fa proprio seriamente. Io invece ho cercato di adottare una voce più simile a quella che racconta la storia per esteso, ecco. Come se fosse proprio lo stesso Aram che ha fatto questi sommari dei capitoli. E alla fine è venuta fuori una cosa che sì, a me sembra abbastanza ben riuscita e che potrebbe anche servire, perché io pensavo, questo diventa indispensabile per il lettore che ha letto il primo volume, è passato un anno, esce il secondo, non si ricorda proprio tutto, e quindi magari gli basta leggere queste tre paginette per ricostruire tutta la trama. Ma è giusto, giusto, è interessante come, cioè, è una cosa del passato che però è un po' come anche il tuo modo di scrivere, no? Cioè, i riferimenti sono sempre molto classici, però il modo in cui tu li rielabori è contemporaneo. Cioè, quindi c'è un, non è uno scimmiottare classico per riportare quella roba lì. No, no, assolutamente. No, sì, no, io penso adesso questo,
A me in generale non piace rinunciare a qualcosa, se potessi non rinuncerei a niente. E scegliere è sempre, per me è una cosa un po' imbarazzante, perché se devo scegliere fra due cose che mi piacciono, dico, ma perché devo scegliere proprio una? Cerchiamo un compromesso e salviamole tutte e due. Ecco, allora, secondo me, dopo tanto aver ironizzato su chi diceva che il romanzo era morto mentre non era vero, e avere tortuosamente cercato di capire quale dovesse essere il destino del romanzo dopo il Pantarei, per me personalmente, voglio dire, non per la letteratura mondiale, sono arrivato alla conclusione che se ha un senso la parola postmoderno, dovrebbe stare in questo, che si utilizza tutto quello che c'è stato nel passato più quello che c'è nel presente, senza sprecare nulla. Quindi perché il romanzo di oggi deve avere dei personaggi meschini, privi di spessore, di personalità? Perché se c'è una storia ci deve essere solo la storia, se invece c'è la ricerca linguistica ci deve essere solo la ricerca linguistica senza nessuna storia? Mescoliamo tutte e due le cose, cioè utilizziamo tutti i nostri saperi, tutte le tecniche che ci vengono dal passato e da noi stessi, e il romanzo probabilmente sarà in modo paradossale qualcosa di nuovo, perché non ha compiuto nessuna scelta di esclusione, ha utilizzato tutto quello che poteva utilizzare. Ecco, questo, secondo me, questo romanzo raggiunge questo risultato più di qualsiasi altro che io abbia scritto. Che poi è un po' il contrario della logica dell'estremo, dell'estremismo, no? Cioè del fare un... come citavi tu, no? Il romanzo di sola prosa che però non racconta nulla, cioè sì, è un po' la ricerca di un bilanciamento, di un equilibrio, sì, utilizzando tutto quello, cioè, perché anche perché non è una cosa semplice. Prima di finire, volevo chiederti assolutamente una cosa sul tema della borghesia, perché è un qualcosa che a me interessa molto. Perché tu metti in scena questa mondanità borghese passata, sì, che è un po' in questo momento storico in cui esce il libro. Era Milano degli anni Ottanta. Esatto, sì, esattamente. Infatti la copertina racchiude perfettamente un po' quel mood, quello stato d'animo. E quel tipo, la cosa sicuramente lodevole è il fatto che non ci sia un sentimento di nostalgia, di quella nostalgia, che bei vecchi tempi, cioè è semplicemente un'ambientazione che è coerente con i personaggi che vai a raccontare, però tu racconti comunque in qualche modo tutti i personaggi borghesi, e in questo momento storico forse la borghesia da un punto di vista letterario è quella che non riesce mai a essere raccontata. Per forza, non esiste più. Non esiste più, però in qualche modo sono tutti romanzi borghesi che però fingono di essere qualcos'altro. Cioè, non lo so, questa almeno è la mia sì, visione. Beh, certo. Perché raccontano dei personaggi che sono sostanzialmente dei borghesi, però non si può più raccontare. Che cosa c'è di così brutto nella borghesia, di così... che non lo so, evidentemente infastidisce il lettore, non lo so, c'è qualcosa di sbagliato nel raccontare la borghesia, nella borghesia da un punto di vista letterario? Beh, oddio, certo, la borghesia nel discorso politico del Novecento ha preso su di sé tutti i mali, insomma, la borghesia è il sinonimo di perbenismo, di ipocrisia, di cecità, tanto
ricordo la filmografia degli anni 70, 60, 70, in cui c'era rappresentata anche soprattutto la filmografia italiana, ma non solo, anche quella di Bergman e di altri grandi registi, era rappresentata proprio la incapacità della borghesia di vedere al di là della propria piccola realtà, al di là del proprio naso. Quindi, per carità, non è, io non voglio certo rivalutare il mondo della borghesia, ma in realtà c'è stato un periodo in cui nei paesi occidentali, Italia compresa, perché noi eravamo, è bello dimenticarsene perché adesso fa un po' impressione ricordarlo, eravamo il sesto, settimo paese più ricco del mondo fino a una ventina d'anni fa. Negli anni 80 forse eravamo anche più in su nella scala del benessere. E quindi eravamo tutti borghesi. In Italia, cioè, sì, esisteva ancora una classe operaia, anche perché esisteva un partito prima di autodistruggersi, un partito comunista, che era un punto di riferimento importante per il proletariato, diciamo. Però anche questa classe operaia, nella stragrande maggioranza, era una classe operaia che viveva un po' alla maniera dei borghesi, che mandava i figli a studiare, che faceva le vacanze magari occasionalmente, anche quelle vacanze esotiche che Aran prende in giro dicendo che questi due padroni del cagnolino dovevano andare, non si ricorda più se a Bali o alle Bahamas, comunque un'isola, comunque con la B. Questo ha un'idea di quanto interessi a lui fare dei viaggi esotici, poi soprattutto di 15 giorni, 20 giorni. Ma questi viaggi li facevano tutti, anche appunto quelli che una volta erano i poveri, che erano diventati relativamente, insomma, avevano un benessere relativo. Quindi da questa situazione in cui eravamo tutti borghesi siamo passati a quella opposta in un tempo rapidissimo, perché di borghesi non c'è più nessuno, ci sono solo i ricchi e tutti gli altri sono poveri, non da proprio tutti, da avere problemi a mangiare ogni giorno, però certamente, insomma, chi non è ricco oggi è povero, ecco, non ha grandi mezzi. La situazione è cambiata in un modo radicale, per cui anche riportare in vita questa vita di un tempo in cui, essendoci un benessere di cui quasi non ci si rendeva conto, era la normalità, ci si poteva anche occupare di cose di cui nella necessità della sopravvivenza non ci si occupa. Come per esempio di arte, di poesia, di musica e anche di pettegolezzi, di cose meno importanti, ma che comunque potevano per alcuni essere il sale della vita. Quindi, però infatti è interessante perché adesso, da un punto di vista narrativo, tutte queste cose, come dici tu, no? Non necessarie al sostentamento, no? Devono essere giustificate a livello narrativo per essere esposte, no? Cioè, non è più accettabile o credibile che un personaggio possa sedersi intorno a un tavolo e discorrere di arte o di cose, perché non è il momento storico per farlo, e quindi deve esserci sempre un altro gancio, un'altra spinta da un punto di vista narrativo, altrimenti si rischia di raccontare un qualcosa, un'Italia che non esiste, quindi è un tema interessante, ma soprattutto perché, e chiudo con questa, che è
l'aspetto che io trovo più interessante dei tuoi romanzi, perché i tuoi romanzi, essendo arrivati con un certo lasso di tempo di attesa in qualche modo, sì, in questa corsa affannosa che è sempre molto in ritardo rispetto al tempo presente, come se sempre rincorressero questi romanzi, rincorressero lo scorrere del tempo, c'è corrono su un binario diverso. Ed è interessante seguire questo binario, no? Partire dal Pantarei, poi leggere gli altri, perché è quasi straniante vedere uscire questi romanzi e vedere il mondo intorno che cambia e che è cambiato, è una sorta di parallasse nel leggerli. Tu come lo affronti questa cosa? Cioè, lavorando su testi che hai già scritto parlando di libri che hai già scritto, che si riferiscono a un altro periodo, cioè, com'è? Hai una sensazione di straniamento nel confrontarti con questi libri? Ma per la verità non poi così tanto, perché il fatto di avere sempre astutamente ambientato i miei romanzi in quello che era un passato già nel momento in cui li scrivevo, questo vale soprattutto per l'imitazione del vero, ma vale anche per questo romanzo che è stato scritto sì tempo fa, ma il presente narrativo è 1983. E nel 1983, quando ho cominciato a scriverlo, era passato da un bel pezzo. E quindi, una volta che tu parli del passato, non vivi più con imbarazzo il fatto di parlarne dopo 30 anni invece che subito, insomma, per me. Anzi, semmai adesso è diventato anche più interessante, perché se avanzo nel 98, quanta gente che aveva vissuto gli anni 80, quanti lettori di quell'epoca l'avrebbero letto. Adesso invece sono una spaventata minoranza, perché siamo tutti dei vecchioni, e quindi invece ci sono i giovani che degli anni 80 non sanno niente, magari è anche interessante metterli in scena. Gli anni 80 sono stati definiti quelli dell'edonismo più sfrenato, quelli della cosiddetta Milano da bere, perché c'era questa famosa pubblicità, mi sembra dell'Amaro Ramazzotti, non so, c'era Milano da bere. Ecco, a Milano, che era diventata la capitale della moda e del design e anche della pubblicità, cosa primato che ha perso, quello della pubblicità, anche abbastanza presto. Quello del design e della moda sono rimasti, però non più con quella sfolgorante vuotaggine che era tipica degli anni Ottanta. È difficile per un ragazzo di oggi immaginare la ricchezza di una città come Milano negli anni Ottanta. C'era proprio, come dicevo prima, una ricchezza così diffusa che non ci si sentiva affatto ricchi. Era normale essere così, ma si avevano delle possibilità di spesa che oggi sono immaginabili solo per una sparuta minoranza. Io sono sempre stato un lavoratore marginalissimo, ho sempre guadagnato poco dal mio lavoro, giusto quello che serviva a me e alla mia compagna per tirare avanti, anche se anche lei naturalmente in alcuni periodi ha lavorato. Ma ciononostante, negli anni Ottanta io mi ricordo che avevamo una vita sociale di un'intensità straordinaria. Si andava fuori a cena spessissimo, si invitavano gli amici in casa anche 8-10 alla volta. Non si passava mai una serata senza fare qualcosa di sociale, ecco.
Oggi, vabbè, hai detto 8-10 alla volta. Dopo un anno di quarantena mi è venuto un attimo. sì, appunto. Beh, adesso è venuta anche la pandemia a complicare le cose, però insomma, non è in ogni caso la vita che si fa adesso. No, C'è una no, bella no, differenza. assolutamente. Che poi la Milano degli anni Ottanta l'ha anche raccontata recentemente Edoardo Albinati nel suo ultimo romanzo, da un punto di vista editoriale, diciamo, le case editrici a Milano negli anni Ottanta, Su però sì. quello ne so parecchio anch'io. È comunque un'ambientazione interessante per la narrativa italiana, che spesso è molto romacentrica. E invece se ne parlava anche qualche giorno fa su Milano, che comunque è una città che ultimamente non viene raccontata tantissimo dalla narrativa italiana, ed è anche interessante ogni tanto uscire dal raccordo, uscire da Roma, 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 che viene sempre raccontata fin troppo. Allora, direi che un'ora posso tranquillamente lasciare andare Ezio. Quindi, ricordiamo, è uscito da pochi giorni, a pochissimi, 50-50, Varum e le avventure con erotiche, pubblicato da Terra Rossa. Se avete scritto qualcosa. Ok, no, è sempre ancora sul discorso di prima. Niente, io ti ringrazio come sempre perché queste Figurati, conversazioni, grazie a te. oltre a parlare dei tuoi libri che sono sempre interessanti, poi tiri fuori argomenti che, non so, cioè, è bello sentirti parlare, quindi è sempre bello. E poi la cosa che esce un tuo libro all'anno, cioè, io la trovo splendida, quindi anche tanto di cappello a Terra Rossa, che dà continuità ai suoi autori. Questo secondo me è una cosa veramente importante, perché Certo. sembra banalità, ma in questo momento storico per l'editoria italiana, un libro all'anno con lo stesso editore, cioè creare un catalogo, insomma, è qualcosa di bello. È un bel progetto. Quindi sono veramente felice di trovare ogni anno un libro di Ezio Sinigaglia in libreria. E niente, Ezio, grazie di essere stato qui stasera. Grazie a te che ci hai ascoltato. All'anno prossimo, allora, Quello al sicuramente. prossimo libro. Addio, Buona piacere. serata a tutti. Buona serata a tutti. Ciao, arrivederci, buonasera.